L'idea è quella di chiedere aiuto ai privati per portare a termine una vasta operazione di restauro per alcuni monumenti napoletani, offrendo in cambio la possibilità di allestire spazi pubblicitari sul posto per tutta la durata dei lavori ed il ritorno d'immagine che deriva dall'operazione. È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli il bando per stipulare un contratto di sponsorizzazione per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di restauro di 27 monumenti, fra i quali spicca lui, il Maschio Angioino, del quale si potrà restaurare l'Arco di Trionfo aragonese. Ma anche la statua di Armando Diaz e quella del Bellini, le fontane del Carciofo, quella del Gigante, della Maruzza, di Monte Oliveto, di Piazza del Mercato, dei Papiri e di Spina Corona. Le mura greche di Piazza Bellini e quelle di Piazza Calenda. Oppure i tempietti di Tasso e di Virgilio nella Villa Comunale, monumenti accaduti come quello di Sant'Anna alla Pigna, l'abbeveratoio monumentale di Calata Capodichino, il ponte di Chiaia, le torri del Carmine ed altri ancora, fra edicole votive e panchine storiche. Alcuni hanno bisogno di una ripulitura dalle scritte vandaliche, altri di consolidamento di integrazione e fissaggio di parti mancanti. L'importo dei lotti varia da 82.000 a 743.000 euro ed il totale ammonta a 3.580.000 euro. Le domande vanno presentate entro fine novembre.